Continui, dottore, continui e senta che scandalo è codesto. Cose da raccapricciare. Cheta, ti lascialo leggere. E tu dunque puoi comprendere il dolore e lo spavento di tutti noi nel leggere un simil biglietto lasciato nella sua camera. Fuggita. La vera fuggita dalla sua casa paterna per andare a combattere al fronte. Cose da raccapricciare. Lascialo leggere, benedetti signore. Ma è la fine del mondo. Corsi subito dal sindaco, dal prefetto e dal questore, ma prima di poterla rintracciare ci sono voluti 10 giorni. L'hanno raggiunta sull'Isonzo, si era travestita da soldato, oltre a essersi messa un paio di baffetti posticci, sai poi cosa ha fatto? È giunta perfino a tagliarsi i capelli. La li avesse veduti, signor capitano. Le arrivavano fino al tallone. Proprio a quel modo. E non lo dico perché si tratta di una mia nipote. No, sa, signor capitano? No, non ne dubito, l'atto che essa ha compiuto prova che in questa storia ci sono moltissimi capelli. Beh, c'erano. Sì, c'erano. Vabbè. Vada comunque avanti, vada. Per via delle chiacchiere di tutti i nostri amici e di tutti i nostri vicini, io mi sono chiuso in casa e non vado più nemmeno alle adunanze di Palazzo Vecchio. Ma se lo immagina, la figliola di un consigliere comunale di Firenze. Continui. Sulla stampa, raccontando il triste fatto e trattandosi di un uomo noto come me, i signori giornalisti hanno avuto il pudore di mettere solo le nostre iniziali. Ecco perché non sapevamo niente. Però essi ci assediano dalla mattina alla sera. Ne vuoi di più? Dal momento che la sciagurata mi è stata ricondotta a mia insaputa, me l'hanno fotografata 3 volte, in una delle quali vestita da bombardiere. Il corpo da lei scelto per andare in trincea. Il corpo che fa più rumore. Ma è normale, perché è nella sua indole quella di sbatacchiare dappertutto. Però è geniale. ma non lo dica neanche per ridere. E senta la fine. Senta. Sì. Il mio dovere è quello di castigare questa esaltata priva di giudizio, ma come fare? Quale punizione scegliere? Allora, il Dio mi ha ispirato. Senta che bella ispirazione l'ecco di sé. Senta. Sì. Prendi la vera, mi ha detto lui, e spediscila da suo zio a Calenzano. Benissimo, no? Ma come benissimo? Questo è come voler mettermi il diavolo per casa. È il buon Dio che ha detto ciò a suo fratello. Ma non bestemmi anche lei. Il signore non sa nemmeno dov'è Calenzano. No. Scommetto che non ci pensa nemmeno. No, ora guardi che è lei che bestemmia. Perché che ne sarebbe dei convalescenti del nostro ospedaletto se il buon Dio fosse assente da questo piccolo paradiso dove tutto è calmo sì. E ridente. Finisca. Sì. Sono convinto che tu sarai orgoglioso di poterla punire, di farla ravvedere, sì, severo, come per punire i più neri peccati e non ti guardare dall'imporle anche il digiuno. Come se l'obbedisse, ma anche se chiudesse ogni cosa nella credenza, c'è da vederla saltare dalla finestra e correre per i campi a far man basta agli uniben di Dio. Sì, col rischio di prendersi anche... Un'indigestione. Una fucilata, altro che indigestione. Lei non li conosce i nostri mezzadri,
Per un grappolo d'uva sono capace di menare me, lei e tutti quanti. Ma no, lei la riceverà da un buon pastore, la tratterrà come una pecorella che si è appena allontanata e questo basterà a farla rientrare all'ovile. Ma non capisce, io per la vera sono solo lo zio prete, sono semplice, sono buono. Quando si viene qui non si viene certo per punizione, no Orsolina? Si viene per divertirsi, per vendemmiare. Ecco, mi dica lei come posso trasformarmi in un giustiziere, E allora ci pensi lei, signora Orsola? Io? Peggio con peggio, se a lei quando è qui gliene fa di tutti i colori. Ma non è colpa sua, perché... vede, capitano, fu quella buon'anima di mia cognata che la guastò. Purtroppo. Troppa libertà fin da piccola. Cominciò col mandarla al ginnasio, poi alle belle arti, poi... Pittrice? Sì, è pittrice. Sono 3 anni che mi ha promesso di farmi un San Sebastiano, 3 anni. Una vergogna. Tutte scuole miste. Scuole miste? Certo, sì, capisco, purtroppo. Lei mi mescoli i maschi con le femmine, poi mi riempia quelle teste con Oberdan e mi dica lei se quando scoppia una guerra tutto non va... Quegli studenti non scappano a travestirti da bombardiere maschi e femmine. Guardi, lei ha ragione, lei ha 1000 ragioni. Del resto, il seminavento... raccoglie tempesta. Ecco, riprenda. Grazie. Mettila da parte. Bisogna nasconderla. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Io me ne vado, anche perché i miei convalescenti stanno per tornare dalla loro gita quotidiana con l'automobile della principessa. Signor capitano... Faccia pure il suo comodo. Sì, comprendo il vostro sconforto, ma c'è qualcosa che mi dice che c'è del buon sangue. Ma per l'amor del cielo, ma è una ragazza. No, il buon sangue non mentisce. Beh, allora in questo caso è un bugiardo. Fortunatamente che qui a Calenzano nessuno sa che si tratta della nostra famiglia. Noi l'abbiamo detto solo alle persone di casa, del resto se la dobbiamo tenere come una prigioniera. Stiano pur tranquilli per quanto mi riguarda, anzi sono io che ringrazio voi della prova d'amicizia che mi avete data. Sta bene, ma... Ma cosa? Ecco, vede, se noi l'abbiamo messa al corrente di questo segreto, un motivo c'è, insomma. E allora che parlino, che dicano... Ecco, vede, perché insomma, per noi, voglio dire, lei è come... Come di casa. Sì, certo, la villa della principessa è qui accanto, il mio ospedaletto con bacia con la canonica. Oh, se le campane le disturbano me lo dica, Io cerco di suonarle il meno che posso, ma se disturbassero sono disposto a non suonarle, Non disturbano affatto, lei sa benissimo che nel villone della principessa non abbiamo che dei convalescenti. Che cosa mi consiglia? Consiglia all'arrivo, perlomeno all'arrivo, bisognerebbe che loro tenessero un comportamento rigido, marziale. Ma come si fa? Come si fa, mi domando io? Quella appena ci vede comincia a ridere, mi par già di sentirla. Voi altri, miei zietti, miei carcerieri, mandate quella ci manda subito come se ce lo meritassimo. Eppure bisognerà cercare di farle comprenderle che non è più il caso di scherzare. Sicuro, sicuro. Ecco, se stasera appena arrivata la mandassimo a letto senza cena. No, il digiuno no, si passerebbe subito da spilorci. Ma non è per avarizia, Orsolina. Se fosse per me le darei tutta la casa, ma se devo essere marziale... Vi vedo imbarazzati. Secondo me ci vorrebbe una persona seria, della quale lei abbia anche un certo timore reverenziale, capace di dirle 2 paroline subito di quelle giuste. Proprio cotesto ci vorrebbe. 2 paroline che le si stampino ipso facto nella mente. Ipso facto nella mente. Ipso facto? Sì. E allora... Ci penserò io. Grazie, capitano, grazie. Vado oggi all'ospedaletto, sento se ci sono novità, saluto i miei convalescenti e torno. Essa arriva alle 7. E allora alle 7, allora, arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Carlino! Carlino! No, non importa, vado da me. Grazie, capitano, grazie. A più tardi! A più tardi. Oh, che sollievo! L'esercito italiano! Che gran bella cosa! Carlino, dobbiamo tenere pronta la camera per quella sventata, no? Io l'ho già fatta tutta spolverare, Giovanna! Carlino, ma dov'è questo benedetto figliolo? L'ho mandato in cantina a prendere un fiasco di quello buono per quando arriverà lei! Giovanna! Giovanna! Giovanna!
In questa casa ogni poco sono tutti belle morti e seppelliti. Chi piglia da una parte, chi piglia da un'altra. Carlino! Sudata per questa signorina. Speriamo almeno che quando uscirà da questa carcere voglia darmi una buona ricompensa. Guardiamo che non chiacchierare troppo, eh! Hai fatto? Sì, ho fatto. Le serrature sono tutte unte, anche quella del cancello che dà sul giardino della principessa. Ora si può chiudere anche a doppio giro, da qui non scappa più nessuno. Beh, la sua camera è allestita, dobbiamo farle trovare tutto pronto. Ricordatevi che è stata allevata con tutti i comodi. E si è visto come l'è stata allevata. Tieni la lingua a posto. Guarda, guarda che se mia nipote è fuggita, non è fuggita col figliolo del sagrestano, Ci siamo intesi. Sì, ma lui mi ha sposata, però. E che mia nipote doveva sposare tutto il terzo corpo d'armata? Via, via, facciamo poche chiacchiere. E a tenere chiusa la bocca. Sì, vorrà dire allora che se qualcuno me lo domanderà, gli risponderò che noi si tiene la signorina rinchiusa per farla villeggiare. Ma va a farle l'arrosto, dai! No, prima c'è da finire di sistemare la sua camera. Ma se aspetto sempre che lei la mi dia le lenzuola di bucato. Vai, avviati, te le porto subito. Vai. Senti, noi non ci dobbiamo dimenticare che lei viene qua per fare penitenza, giusto? Ma sicuro che non dobbiamo dimenticarlo. Allora, guarda, secondo te sarà meglio mettergli le lenzuola queste di tela fine, leggera, o queste di canapa grossa che limano la carne? Brava, facciamole provare il greggio, come si faceva anche noi penitenza una volta nei nostri conventi, sì. Ma veramente il fraticello d'Assisi ha fatto buttare via il cilicio? Lui non vuole il martirio, sciuparne la pelle. Beh, sarebbe un peccato mortale, lo dice anche il fraticello. E poi non chiuderebbe occhio, perché la canapa brucia. Non dormirebbe per niente, domani ci odorerebbe da tutte le parti. E poi bisognerebbe andare a raccattarla con il cucchiaio. No, allora mettile quelle di tela fine, non voglio rimorsi. Sì, sarà più cristiano. Che vergogna! Sui giornali, sulla bocca di tutti, perché non tutti vanno a pensare che si è travestita per far che cosa? Certo, per far del rumore, Cose da cervello piccino! Carlino! Ho capito, è rimasto attaccato a una damigiana. Carlino! Tu hai mille ragioni, ma questo oggi è l'obbligo di tutti. Purtroppo. E chissà se domani non toccherà anche a me. Anch'io posso ricevere una lettera come quella e leggere revisione di riformati. Ella è pregata di presentarsi e bla 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 bla. Povero figliolo. Ma io dico, a 18 anni faccio di tutto. Di tutto per ottenere il mio scopo e finalmente riesco a essere riformato, no, dico riformato, e mi riduco come una candela. Poi non faccio in tempo a rimettermi in forze che subito mi gridano: lei che pensa di essersi rimesso in forze per conto suo? Avanti, marsh, neranghi! Ma che le par giusto tutto questo? Tu hai mille ragioni. E allora se ho ragione, perché non cerca di aiutarmi? Io? E che posso fare io? Un segretario comunale, quando vuole. Ma tu sei matto. Eppure per ottenere delle forniture lei ha fatto di tutto. Ma e c'è anche riuscito. Ma che forniture, santo Dio, per aver cercato di procurare un poco di lavoro a qualche moglie di richiamato. Ed eccomi subito fornitore. Io fornisco col nodo alla gola, per me è un supplizio far cucire giubbe e cappotti. Sai che dovevi fare?
Tu dovevi cercare di deperire nuovamente. Ma che dice? Non è che si deperisce così. Per tornare come prima mi ci vorrebbero dei mesi. Lo vede come sto bene ora. Hai ragione. La salute oggi è una disgrazia. Buonasera. 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 Ma che ha fatto Carlino? Che ha fatto Carlino? Allora, queste sono le chiavi della cantina. Questo è il vino. L'ha bevuto? Oppure ne hai rotto un altro piatto? No, non ho rotto nulla. D'ora in poi verrò solo acqua. Ma cos'è successo? Cos'è successo? Legga, legga, legga. Me l'ha portata ora il segretario comunale. Legga. Ah, vabbè, Carlino. L'ha decisa anche per te. Purtroppo, con quella gente non si scherza. Fra 2 o 3 giorni sarò vestito con la roba che fornisce lui al governo. E così tu avrai finito di fare pizzicotti, eh? E vabbè, via, magari Don Pio cercherà di aiutarti. Perbacco, ecco chi può aiutarti veramente. Ursulina! Eccolo, sentiamolo subito. Ursulina, guarda, ho colto le più belle, guarda. Pensi che le passeranno dopo la minestra, la pollastra, la lessa e quell'arrosto? Oh, di certo! E poi le ho fatto anche il dolce. Ah, già, 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 il dolce con la panna. Allora, questi tu le farai trovare nel bel mezzo del cassettone davanti a Gesù Bambino, eh? Così che ella non pensi che siamo lì per lei, perché lei non se ne merita assolutamente. Invece, mettendole lì, penserà che siamo messi lì per... Gesù Bambino! E poi è vero, i fiori in una camera di una ragazza sono... come il bacio del Signore. L'acqua nella pilettina a capo del letto. C'è stata messa? Sì, 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 però bisognerà mettere quella più pulita. Più fresca, devi dire, più fresca. Adesso vatti a cambiare per andare a ricevere alla stazione. All'acqua santa ci penso io. Sì, però c'è una brutta notizia. Che c'è? Lo vedi, Carlino? Don Pio? Che cosa è successo? Sono qui d'ufficio per portarle la chiamata alle armi. Chiamano anche me! Ma no! Chiamalo Carlino! Leggi, leggi! Me l'aspettavo. Come me l'aspettavo? Me l'aspettavo io, se l'aspettava lei. Voglio dire, me l'aspettavo per te, tu sei giovane, anche abbastanza robusto, quindi è giusto che tu risponda a questa chiamata come se ti chiamasse nostro signore. Sì. Va bene, però ecco, se uno volesse... Col volere di Monsignore... Magari... con l'aiuto del signor capitano... Ma che discorsi sono questi? Ma voi altri vi perdete la testa, eh? Non feci parte pure io del Regio Esercito Italiano nel 1866? E allora perché egli deve sgattaiolare? Senti, io non sono un sanguinario. La mia veste e il mio ministero mi impongono tutt'altro. E tu sai anche che negli ultimi tempi ho sempre raccomandato la calma e la pace. Ecco, la pace, la pace. Sì, sì, però non bisogna dimenticare che a 2 passi da qui, nella diocesi di Pistoia, Monsignor Marraccini, una sera ebbe a piangere di sdegno. Lo chiamarono per confortare un povero 16enne, Attilio Frosini, che per aver gridato viva Kossuth, e si fucilarono a tambur battente, a 16 anni. Capito? Vai, vai, Carlino! E allora non ci sarà che rimettersi alla Madonna. La quale gli dirà le stesse cose che gli ho detto io. Tieni, Carlino, prendi questi fiori, mettili nel vaso che c'è di là e portali in camera di Vera. Me l'aspettavo. Bene, io vado a cambiarli per andare alla ferrovia. Bene. Con permesso. Posso? Ma prego. E così anche di lui bisognerà dire chissà se tornerà. Ma se li manda la sperpetua non torna di certo, eh. E poi non bisogna dipingere il demonio più nero di quello che è. Oh, ma io non dico mica nulla, eh. E lei sbaglia. In certi momenti qualcosa bisogna manifestare. Non ci si cava mica con lo stare zitti, sa? Soprattutto quando chi come lei scrive nei giornali. Ma io dico anche troppo, e lei lo sa. Lei sa di cosa sono capace di scrivere sui giornali, ma adesso non si può aprire più bocca. Ci hanno cucito le labbra. Non hanno fatto mica male. Che fa, mi divento censore ora? No, 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 io rimango
un onesto cittadino che ha espresso il suo parere ed ha liberamente discusso, ma lo ha fatto finché era tempo. Ora non è più tempo. Adesso lei approva. No, adesso cerco di fare il bene e la felicità del mio paese. Infatti manda anche la nipote al fronte. E lei spedisce il vino annacquato. Non sono io il fornitore. È il fattore del signor sindaco che fornisce all'esercito. Che lo annacqua per primo e poi lo allunga lei. Ma io non ho mica i soldi per fare il fornitore. C'è chi li ha e chi toglie la castagna con la zampa del gatto. E allora mi vedrà sempre con gli zampini puliti. Come lei vedrà arrivare mia nipote a testa alta. Tanto meglio. Ma Cardino mi ha raccontato tutto il contrario. Tant'è che questa signorina viene qui per far penitenza. No, è stato Carlino, e io mi ero raccomandato di non parlarne con nessuno. Senta, se un me lo sfila lei, a me è un mi riesce. Guardi che polla allo spiedo, eh? La farebbe penitenza anche lei volentieri in questa casa, vero? Ma cialtrone! Io non ho detto nulla a nessuno, per ora. Ma l'ha visto che uomo, l'ha visto! Quando per salvarmi sarebbe necessario raccontare lucciole per lanterne. Ci maltratta tutti! Sì, se invece raccontare che la nipote è fuggita non nuoce a nessuno, allora quello si può raccontare, vero? Buonasera, Carlino. E buonasera, signor segretario. Capitano. Il burro che lei manda al nostro ospedale. Mi pare che vada peggiorando tutti i giorni. Oh, ma io lo faccio venire direttamente da Milano. Ne è sicuro. Ma le pare che voglia ingannare degli ammalati. Passa al diavolo! Non passa, si ferma qui! Ma che terremoto è questo? Ma viene giù il mondo! Vengano a vedere che strage! Una chioccia, un tacchino, tre pulcini! Schiacciata su tutta la linea! La mia chioccia! La mia povera chioccia! Paga Don Pio! Paga Don Pio! E quindi c'è che morticini li paga lei? Li pagherò io! Ma allora, questa non è la vera! Sembra questo il modo per arrendersi! E che vuoi? Che mi butti in ginocchioni? Ma lascia almeno il tempo che io mi dissegno! Ecco l'acqua! Ma le fa male, non vedi com'è sudata? Dobbiamo forse ammazzarla? Non me ne sorprenderei! Ti ucciderà il mostro col quale sei arrivata! Una motocicletta marca Rocher! Ma via via, ma cosa ne sai tu? Com'è che si gira oggi, Ma oggi c'è la ferrovia, alla quale mi avviavo per riceverti! La ferrovia? Al giorno d'oggi con i velivoli a motore. Ma va. È fatta per gli invalidi. Ma se tu volevi far bene, tu dovevi cascarci direttamente sul tetto. Ma la sente? Sia rigido. Per bacco lo lasci fare a me. Vera, tira giù le gambe. E perché? Se la caviglia è tornita bene, ma mostrate di moda. Ma c'è gente! Ragioni di più! Capitano medico Fulgenzio Mondino. Ah sì, la conosco. Vera Donati, della Regia Accademia cioè, di Belle Arti. Lei mi conosce? Sì, a fondo. Possibile? Vediamo, lei è ligure, nato a Pegli, suo padre era uno dei mille, sua madre era un'eroica signorina che oggi dimora nel cimitero di Stogliano, vicino alla tomba di Giuseppe Mazzini. Beh, ora invece è stato mandato qui a dirigere l'ospedale che si trova nella villa della principessa, ma
Durante la guerra lei era al fronte, dalla parte del Trentino. Occupa adesso una stanza tappezzata di giallo, fuma molto, ama il gioco per gli scacchi e, ovviamente, attende di tornare a casa con i galloni di maggiore. Ma chi è? Mia nipote. A me sembra una sonnambula. Ci manca solo che ci dia i numeri del lotto. Proprio così, non manca che ci dia 3 buoni numeri per il gioco del lotto. Ah, no, 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 no. Lei non ne ha bisogno, lei gioca apposta sicura. Io? Sì, lei. E a che gioco giocherei? Una brutta partita. Ma se non conosco neanche le carte. C'è chi le conosce per lei. Non capisco. Giovanna? Comandi, signora. È pronta la mia prigione? Mancano i fiori. Vado io. Certo. Mancherebbe altro che questa. Ma che prigione, che prigione. Lo dica anche lei, signor capitano, ma c'è bisogno di parlare di prigione? Ma no, di certo. Allora lei non fa il suo dovere. Che cosa si fa quando un soldato manca? Ma benché ella lo abbia tentato, non appartiene a questo sesso. Questo lo dice lei. Come? Ma cosa vuole che le dica? Io perdo la testa. Ecco, ecco chi conosce la vera disciplina e sa applicarla. Da ministro di misericordia ad aguzzino. Aguzzino? Io? La signorina perfettamente. No, la si cheti lei e pensi per sé. Tutta una lega per martirizzarmi, ma sta bene, non mi vedrete tremare. Ma se ti sei preparato persino la rossa dolce con la panna montata. No, 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 io saprò soffrire anche il digiuno come Silvio Pellico dello Spinner. Che Silvio Pellico? Non bestemmiare il nome di quel santo. Carlino? Sì, signorina? Dammi un piatto. Subito. Vedete, vuole essere servita da me, eh? Detto che tocca a me. Betty, portami un coltello. Darò da fare a tutti. Non c'è da metterlo in dubbio. Ma direi anche un bel pezzo d'uva. Una mela, due mele. Bene. Signori, felicissima notte. Ma e la cena? E l'arrosto? Ho detto che non mangio! Lei sta per prendere una bella indigestione, altro che... Ah, e non dimenticate di pagare i tacchini che nel passare ho schiacciato, eh? Ah, e dimenticavo, la motocicletta non è mia e quei villani hanno voluto che gliela lasciassi in pegno, quindi ricordalo, se la guastano, paghi tu anche quella. Bellino! Signori, buonanotte. Ma perché non mandarmi Belzebù, eh? Almeno con un po' d'acqua santa l'avrei allontanato. Ammettere che è stata una disgrazia. No, caro Don Pio. Come si fa a dire che si tratta di una disgrazia quando si passa così a rotta di collo per la strada maestra? Questo vuol dire disprezzo per le nostre fatiche e per le nostre robe. È l'ora di dare una lezione a questi signori che tolgono al pollame l'antico diritto di beccare tranquillamente per le strade. Beh, allora sia fatta la volontà di Dio. Ditemi quanto volete per queste vostre vittime e che il più stritolato rimanga io. Allora, guardi, del tacchino, siccome era una bestia che sviluppava vista d'occhio, lei l'avrà conosciuto, no? Ma devo conoscere anche i tacchini? Lei la conosce tanti polli, la potrà conoscere anche un tacchino. Insomma, lei del tacchino mi darà 60 lire. 60 lire? 60 lire. Lo sa lei quanto costeranno questi tacchini, questi inverni? No, non lo so. E poi c'è la chioccia e poi ci sono i pulcini diventati pollastri. Ma bisognerà tirarli su, allevarli, custodirli fino all'inverno. Che li abbiamo ammazzati noi, forse? No, dico, li abbiamo ammazzati noi?
Così anche per la chioccia, eh? 50 lire. 50 lire. Sì, non solo bisogna considerare che è una madre che lascia per il mondo 12 piccole creature indifese, ma lei deve tenere conto anche dei pulcini che questa infelice avrebbe potuto covare negli anni e negli anni e negli anni. Mi fa pagare quindi anche la progenie. Avrei questo diritto, ma siccome lei è il nostro pievano, siccome lei ci deve garantire l'anima... Concluda, concluda. 50 più 60, 110. Oh. Poi ci sono 20 franchi per 4 pulcini. A 5 franchi l'uno. Che vuole, tra qualche mese avrebbero fatto le uova. Disgraziata. Cioè, ma rischia, lei, le uova. Rischia di farmi fare anche le uova. No, va bene. Guardi, io 100 lire. Sì. Ah. E che non se ne parli più. Beh, ecco, si fidi, ne un son troppe, ne un son troppe. E dove va, dove va, dove va? Restituisca i corpi delle vittime e le dia a mia sorella, prima di andarsene. Quali vittime, scusi? Oh bella, quella che ho appena pagato. Ma lei lo sa come sono morte queste vittime? Sì, sono morti schiacciati. Sono morti asfissiati dalla benzina. Lei la rimangi e poi non vedrà se la un fa come una lampada a petrolio quando scoppia. Pum! Vada via! Vada via! E non spero nella mia soluzione, sa? Che l'abbiamo ammazzati noi, forse! Va via, villano! Ladro! La guerra! Che cuccagna per certa gentaglia! Si è alzata? Si è alzata? Insomma, si è alzata o no? Qui non si sente un'anima. Ma non le sarà mica successo qualcosa? Ursulina, non ti incuriosire sulla piaga. Io non ho chiuso occhio. E tu cosa credi che abbia fatto io? Dormire nella stanza accanto e saperla lì rinchiusa da sola senza neanche aver preso un gocciolo di brodo. Stamani appena mi sono alzata sono andata a bussare, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Come nessuna risposta? È affacciata. Vengo ora dal contadino dove ho preso il burro per la colazione e 12 uova fresche. E l'hai affacciata al balcone che dà sul giardino alla principessa. Oh. Meno male. Oh, via, su. Allora, è segno che sta bene. Beh, io di morti di fame affacciati alle finestre non l'ho mai veduti. Se la fuma. Fuma? Fuma? Fuma e si tira sulle maniche. Perché si vede proprio che si è infilata una veste che non è sua. Troppo larga, troppo antica. È di un colore che non si trova più. Le è andata a frugare nel mio armadio. Si è messa la tua roba. Quando si fugge per arrivare prima della valigia bisogna frugare per forza. Orsolina, vieni, vieni, ti dico io com'è andata. Guarda. Leggi, questo un telegramma arrivato ieri da Firenze. Ma soltanto stamani l'abbiamo ricevuto perché l'ufficio postale la sera non risponde. Ma è di nostro fratello? Sì. Mentre la donna che doveva accompagnare stava facendo spedizione valigia, Vera spariva da sala d'aspetto. Spariva per andare a noleggiare la motocicletta che l'avrebbe condotta qui a rotta di collo. Scongiuro di telegrafarmi se è arrivata. L'ho rassicurato, E poi ho mandato qualcuno a cercare la valigia che certamente è ancora alla stazione. Ma come? Lascia la sua roba in balia di tutti e non dice nulla. E lei se ne impipa. No, non fuma la pipa, fuma la sigaretta. Ma nel parco della principessa ci passeggiano gli ufficiali convalescenti. Ma se me la vedono fumare sul balcone, chissà che razza di forestiera penseranno che abbia ospitato.
Allora, sono tutte freschissime, eh? Adesso possono chiuderle anche nel buffet. Senti, sbattene una, poi porta qui latte, caffè, burro e pane. E proverò a bussare io. Basterà un solo tuorlo? Ma prendine due, ma c'è bisogno di domandarlo. Ma so sta io, se in prigione bisogna darne uno o due. Per rispicciarti, devo tornare in chiesa. La mi butta all'aria le funzioni, la mi fa saltare la messa, la mi butta tutto sotto sopra. Via, 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 pazienza, pazienza. Non prendiamola come sconto dei nostri peccati, eh? Beh, casomai dei tuoi. Mi dici come fai a muoverti in questi sacchi? Oh, povero il mio corredo! Ma questo è proprio il corredo della figliuola di Canapone, granduca di Toscana. Ma non lascia in pace nemmeno la buon'anima di Canapone. Ma scusa, zio, ma non ti sembra che queste siano proprio robe da cameriste di Maria Antonietta? Ti proibisco di insultare cose che nessuno aveva il diritto di toccare. Via, Dio santo, ma è tanto che queste robe aspettavano d'essere adoperate? Un po' d'aria non gli fa certo male. E poi ce n'è per me, per te, per tutta la famiglia! Ti sapevo una sventata, ma pensavo tu avessi almeno un po' di cuore. E perché? Guardala, tu le hai dato il più grande dispiacere ricordandole di essere rimasta zittella. Che nasce bello, dovrebbe essere più cristiana nei confronti di coloro che non hanno avuto questa fortuna. Ma la zia non è mica brutta! Insomma... Beh, sì, effettivamente... Ho fatto del male alla zia? Sì. E ziuccia? Che c'è? Tu hai ragione, tu hai mille ragioni, ma tu lo vedi i frutti del carcere, no? Corrompono l'anima e spalancano un abisso più grande che mai. Tu capisci la ragione che mi ha fatto frugare, non è vero? Avevo un abito così sporco di polvere. Tu mi dovevi chiamare. No, ho detto che non voglio scomodare nessuno. E lo volesse il cielo. E poi le tue cose sono così belle. E guarda, queste stoffe sono magnifiche. E beh, è vero. Queste trine, questi ricami, oggi non si trovano più. No, no. E questi sono superbi. È vero, queste stoffe sono di uno stame che oggi ci si sogna. Ma ho un'idea. Perché non ce ne facciamo uno per me e uno per te? No, dico, guarda quanta roba che c'è. Troppo lunghe, troppo lunghe. E le tue sono troppo corte, troppo corte. Ma se oggi si mostra la caviglia è solo per spirito patriottico. E allora mi taglierò la tonaca anch'io per essere più patriotta. No, vedi che tu non vuoi arrivare a capire. Ah, già, io sono un povero prete di Calenzano, eh. Io non vado al fronte a far parlare male di me. Non vado in giro con la motocicletta a sparare cannonate. Non ammazzo i pulcini e poi li faccio pagare allo zio. Calmati, calmati. Mi sembra di avergliene dette, non è vero? Ma cosa gliene dette? Guarda, la sta bevendo un uovo. Si vede la impaurita. Ecco la colazione per la signorina. Ecco. Don Pio. Ne ha messi due. Perché non le vede? No, è inutile, io non mangio, ho detto. Oh, ma la tua è una fissazione, eh. Ma qualcosa bisogna pur prendere, No, perché se ti faccio spendere nei pulcini, almeno ti faccio risparmiare le uova che stai sbattendo per me. Guarda che c'erano anche un tacchino e una chioccia. Oh, taci, altrimenti non mangia niente. Guarda, prendi uno di questi biscottini con la marmellata. Inzuppalo nel latte, eh? Animo, animo. No, no, ho detto che non mangio e tu porta via ogni cosa. Ah, subito. Era questo. No, ma il panierino poteva anche restare. Direi di no. Quante ne ha bevute? Non si preoccupi, non muore di fame. Ella sa sostenersi. Sta faccio come a Londra, lo sto rifiutando qualunque cibo. Ma finiscila. Avresti fatto molto meglio a non prendere proprio nulla, sai? Il tuo dovere era quello di andare stamattina in chiesa, dove c'era padre Stefano che ti aspettava dalle 5 per confessarti. Se ci sarà tempo andrò adesso. Sì. E quell'affare tra le labbra? Beh, a quest'affare vi ci dovete abituare perché non ne posso più fare a meno. Ma una donna! Ma
Dico, non c'è niente da leggere in questa casa, che so io, almeno un libro, un giornale, qualcosa, ma è possibile che... Stai ferma! Vedete perché le porto corte? Paura. Ci fai morire tutti i tisici, eccoti il libro. Ma? Nelle librerie delle carceri ci sono volumi stupidi come questo. Ma ditemi una cosa, c'è ancora il laghetto nel parco della principessa? Beh, c'è di sicuro. Ah, allora, so che mi darei il permesso di andarci a fare qualche tuffo. Ah, impossibile! Con l'ufficialità? Ma no, ma non sono dei convalescenti. Ah, ma sono sempre dei militari, eh? Uff, peccato, è tutto così bello, immerso nel verde, con gli alberi secolari e poi... quell'acqua ghiaccia, così ghiaccia che... Che ti farebbe molto bene per ghiacciarti il cervello. Ecco, ecco qua. Ah, ecco la leggerissima valigia della signorina. Spogliatela e rivestitela dei suoi panni. Vado io. E tu porta la valigia in camera e vieni con me in chiesa. Oh, zio, prega per me. I veri cristiani pregano da sé. Andiamo, Carlino, su, forza, porta questa valigia di là in camera. Zietta, metti a posto tutte le mie cose. Ma certo, ci penso io. Andiamo, Carlino. Arrivo, signorina. Ci ha messo qua dentro. Andiamo. Arrivo. Forza. No, finalmente. Arrivata. Non sai quanto mi manchi. Presto ci rivedremo, amore. Allora io vado in chiesa. Prendi questi stivalini e portali di là in cucina. Allora vado in cucina a portare gli stivalini. Lo sa che lei ha un bel piedino, signorina? Ti piace? Oh, sì, molto, molto, mi piace, sì, molto, 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 mi piace. Sì. Bene, bravo. Io lo sapevo che avevi gusti diversi da tutti in questa casa. Tu hai l'animo dell'artista. Io? Ma sì, tu. Ma che cosa dici, signorina? Io non le conosco tutte queste cose, non sono nemmeno mai uscita da Firenze. Ma come? So che a Firenze sei stato più di una volta. Sì, ma sempre all'arcivescovado o al seminario della Calza, non ho visto nient'altro. Ma come? Neanche la galleria? Quale galleria? Beh, dove ci sono gli Uffizi. No. Ma allora, ma bisogna rimediare, che so io, almeno vedere la Venere dei Medici, oppure quella di Tiziano. Perché lei crede che un po' di Venere mi farebbe bene? No, ne sono sicura. Perché vedi allora cosa avverrebbe? Dio solo sa quello che avverrebbe. No, avverrebbe questo, ragazzo mio. Il tuo gusto si affinerebbe in te e nascerebbe una passione che rende migliore l'animo e il cuore. Lei crede? Ma certo, ma ne sono sicura. Anch'io prima dell'accademia che cos'ero? Una povera pitocca che non capiva nulla di nulla. Una citrulla che di gusto estetico non ne aveva neanche il principio. Invece, guardami adesso.
Tu lo vedi da te. Dico, tu lo vedi da te. Io non dico una parola che non abbia un fondo filosofico modernissimo e non assumo un atteggiamento che non colpisca o non produca il suo effetto. Ma lo sa che una volta le ho viste anch'io gli Uffizi, ma non gli Uffizi che leggiamo sui libri, ma quelli di cui parla lei. Ah sì? Sì. Vabbè, ma sentiamo allora. Ma fu così per caso, per pura combinazione. Sentiamo. Su una scatola di cerini, come questa, c'era scritto Venere di Milo, Galleria degli Uffizi. Che scatola è? Che cerini? ma quello che si può vedere su una scatola di cerini è solo una pallidissima idea. No, io ho compresi tutto alla perfezione. Ah, che spettacolo di figura, non è vero? Sì, me la ricordo che era sdraiata e la mano piano piano... Oh no, ma tu non devi badare alla mano. Tu devi pensare alla linea, al colore, all'insieme. Una scatola di cerini non può darti niente, tu la devi ammirare viva. Cioè, nella nostra galleria. Beh, quando vieni a Firenze ti ci porto, perché sono sicura che tu devi vederla. Sì, devo venirci a Firenze. Devo fare il soldato. Ma che fai, sospiri? Sì. Ma se è da soldato che un giovanotto può finalmente vedere il mondo e allontanare lo sguardo dal continente, come fai tu adesso osservando cotesto stivalino e gettarlo sul contenuto? Dico, vuoi che prima della guerra Marte non faccia una capatina a Venere? Viva Marte! Bene, bravo! Allora, fuma? No, fumare? Come no? Ma sì! No, ma fumare, al fronte no, tutti no, fumano, no, bisogna no, abituarsi, certo che non fumo, dico, no. Bisogna abituarsi. Ecco, fuma? Mi dia ad accendere. Oh. Ecco. Macedonia speciale. Viva la Macedonia! Sì, ma ora... Signorina? Signorina, che ha? Si sente male? Non lo sapevo! Non doveva fumare di via la sigaretta! No, che se la vedo dopo io! Qui. Oddio! Signorina! Venga, no! Vieni sulle gambe, signorina, venga, venga. No, non è niente. Si sente male, signorina? Giovanna! No, Giovanna! Non chiamare nessuno, sì, no, Giovanna, ma cosa c'è? Si sente male. Oddio, no, non voglio nessuno. Signorina Orsola! Signorina Orsola! Signorina Orsola! Signorina Orsola! Ma cos'è questo puzzo signorina di fumo? Signorina Orsola! Oddio, di misericordia! Oddio, ma che è successo? Tu gli avermi ha fatto un pizzico? No, non gli ho fatto nulla. No, no, è una fitta qui, dalla parte del cuore. Ah, è una pena. L'ho capito io allora, che si tratta di una pena di cuore. Faccia vedere perché io me ne intendo. Si ma mette via, via, non voglio dottori. Invece è quello che faremo subito. No, il nostro medico è una bestia. Ma è bravo. Fallo a chiamare. E io, per conto mio, chiamerei il signor capitano. Egli è qui a due passi. Un militare. La signorina mica ha paura. È capace. Ma che capace? Per me che è diventato capitano è un asino. Allora chiamatelo. Ma egli è un soldato. Oh, ma si gode della più bella fama di questo mondo. Tanto è vero che la signorina lo conosce bene. Oh, sì, zia. Io so che nell'esercito ci sono i migliori medici. Corri all'ospedaletto. Senti se il signor capitano ci fa questa cortesia. No, ma mi pare che stia meglio. Oh, Dio, che puttore! Ci vuole il signor capitano, io me ne intendo. Vai, vai. Vado. No. Mi creda, signorina Orsolina, per questo tipo di pene non ci vogliono che i signori ufficiali. Zia, mi andresti a prendere quella boccetta di etere che è nella mia valigia? Vada, sì, vado vada a cercarla. Torno subito. Dico,
Ma che gioco si gioca? Lei lo vede da sé. Ah, lo sapevo che eri la più furba di tutte in questa casa. Altrimenti non saresti scappata col figliolo del sacrestano. Ah, perché lei è forse rimasta. Che credi, che lo faccia a fin di male? Ma no, signorina, ho troppa stima di lei per dubitare questo. Non vogliono più che io mi unisca a lui perché... Capito? Ah, ma allora, se è così, l'aiuterò io con tutta l'anima. La si butti giù, la si butti giù. Bravo, come la sta male! La suda! La sta male, 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 sì, guardi. Non l'ho trovata! Oh, ma questo capitano cosa fa? Che fa? Messo. Ecco, 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 signor capitano. Eccomi qua. Oh, finalmente! Cosa è stato? Lei tenga qui. Su. E che? Oh. Guarda, la nostra brava indovina. Porga il polso, signorina. E ora tocca a lei a indovinare. Ecco, è andata così. Dunque, a un certo punto, così all'improvviso, l'ha sentito una pena qui, dalla parte del petto. E tuttora dura? Non la mi lasci stare! Sì, ma se non mi dice niente... Se non si dice, il dottore non può sapere. Una pena dalla parte del cuore. Strano, eh? Strano. Secondo me è una pena che dura da tempo. La covava, la covava. Sì, sì, sì. Senta, per favore, un fazzoletto, grazie. Lei sì. Nascosti un po' davanti. Corro che subito la, a prenderla. Che la visito. Ecco, si potrebbe anche passare nella sua camera. Volentieri. No, 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 il signor capitano può operare anche qui. Ma che operare? Ma lei è matto. Ecco qua il fazzoletto per coprire. Venga, signorina Orsolina, mi creda, bisogna lasciarla sola con il signor capitano. Così a lui dirà tutto. Ma mi raccomando... La scalzi, oh, eh! Procurerò! E andiamo! Pallino, andiamo! Sì, sì, lei sì. Che trema con questa pistola in mano, che tra poco ne dovrà avere una pure anche lei. Ho capito, ma un po' di tempo me la daranno, me la metteranno mia a mano, sì. Ma dove me la porta? Dove me la porta? In cucina, in cucina! Ma raga, che me la punta anche, ma lei è matto proprio, bestione, ma vada via! Sì, non sono ancora vestito! Adesso a noi, eh! Adesso a noi. Ma certo, che diamo. E cortesemente potrebbe scostarsi un poco di più dalla parte del petto? Volentieri. Ora io la ausculto, signorina. Respiri forte, più forte, ancora più forte. Se chiude gli occhi, se chiude gli occhi sento meglio. E più piano. Sì, 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 passiamo di qua. Passiamo di qua. Più piano ancora, più piano ancora. Più leggera, brava. Si pieghi in avanti. Ora leggerissima. Ancora più leggera, ho detto. Ecco, ora... Non respiri più. Beh sì, ma lei fa il suo comodo, ma se fossi una convalescente a quest'ora sarei belle scoppiata. Zitta per Dio. No, ma allora starò zitta. Ma lei? Ma lei non ha mica nulla. Non ci voleva tanto a scoprirlo. Come? Beh sì, quando qualcuno ha bisogno di una licenza anche al suo reggimento cosa fa? Finge? Non dovrebbe essere cosa nuova per lei? Sì, ma io al reggimento non l'ho buttato in prigione. Ma io ci sono già, le risparmio cotesta fatica. Lei è venuta qua per far perdere la testa a tutti. E per avere la possibilità di avvicinarla ogni giorno. No. Come ha detto, scusi? Ho detto per avvicinarla ogni giorno. Oh, quando ho saputo che il suo ospedaletto era quassù, ho fatto di tutto perché la mia prigione fosse questa. Per me? Oh sì, per lei è così simpatico, divertente, mi piace. Cioè tutto questo per me, eh? Ma non gli ho detto che è simpatico e mi piace? Oh signorina, io non sono più giovanissimo, ho qualche anno, però apprezzo il suo buon gusto. Poi
Vestito così? Oh, sì, sì. Gli uomini vestiti così sembrano tutti ringiovaniti, ma sì, mi dica, sì, verrà a trovarmi? Verrò spesso, cercando di non dare nell'occhio, però. Oh, sì, questo è assolutamente necessario, perché se si venisse a scoprire che sono colpevole due volte, beh, lei lo capisce da sé. Questa prigione non sarebbe più mia. Verissimo. Allora mi dica, non mancherà? Ma glielo giuro. E verrà a trovarmi due o tre volte al giorno? Ma anche 5, 10, 20. Bene. E mi raccomando, farà tutto ciò che le chiederò. Ecco, veramente glielo prometto e giuro ad occhi chiusi. Benissimo. Allora, prenda questo biglietto e l'attendo con la risposta. Mi dice come dice. Ho detto che l'aspetto con la risposta. Ma perché mi ha preso? Con chi crede lei di parlare? Col più intimo amico di Goffredo Martelli, colpito gravemente al braccio sinistro e che lei ha fatto mandare qua su al suo ospedaletto. Ma allora, lei è quella fanciulla di cui lui attende l'arrivo da più di una settimana? Sì, 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 sono io. Vado a dirgli che sono arrivata. E mi diceva sempre, la mia fidanzata mi fa tremare tutti i giorni. L'adoro. Ma lei, signorina, è stata addirittura a trovarla al fronte. Ma certo, quando lo seppi solo e ferito, ho gridato scappo, scappo, gridai, perché una ragazza così il suo bene lo deve dimostrare. Brava, per Dio, se fosse per questo l'aiuterei volentieri. Sì, 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 vi aiuterò, mi dia il biglietto. Ma glielo ho appena dato. Ah, sì, uno solo? Beh, per ora. Sì, va bene, ma me ne procuri un altro, e più che altro mi procuri il fatto che io possa venire e andare di qui senza insospettir sua zia. Ma certo, certo, per la zia ci vuole una ragione, ma... È essenziale. Non si preoccupi, ci penserò io. Ci preoccupo. Si può! Giù, si stenta. Prego, non è niente di grave. Oh! Che gran bella cosa! Mi raccomando, sia gentile con mia zia e la chiami signorina. Sì, sì. Ma mi posso avvicinare? Non si attacca, vero? No, si avvicini, si accosti, diletta signorina Ursula, che lei sarà come un nume tutelare, una fata per la nostra ammalata. Chi non ammalerebbe per essere vegliato da lei? Va bene così. Benissimo. Ma lei è troppo gentile, signor capitano. Ma è la pena? Passerà, come tutte le pene del nostro povero cuore. Perfetto. Passerà così, senza fare niente? Senza fare niente. No, ci vorrà il suo aiuto. Il mio? Oh sì, zietta, il tuo. Oh sì, signor capitano, lei mi comandi ed io obbedirò. Ma non adesso non si può. Adesso non si può rivelare, e anche se i suoi parenti in futuro si opporranno, io sono certo. Lei a me non dirà no. Via, capitano, adesso basta. Va bene, vado. Signorina Ursula. Ma mi dica almeno se è un medicamento interno, esterno? Oh, interno, esterno, che il dottore andrà subito a preparare. Un toccasana. Capace di guarire tutti i cuori. Tutte le pene. Arrivederci, signorina Ursula. Capace di guarire tutti i cuori da tutte le pene. Ma che medicamento è? Brava zia, complimenti. Ma sei guarita? Io e tu? Io? Ma via zia, finisci le vergognati piuttosto. Ma io divento pazza. E si gridava di me, si strillava per quel poco che ho fatto io, ma ce l'abbiamo nel sangue noi il militarismo. Io glielo dicevo a mio padre, mandami a Calenzano e vedrai se non ti porterò le prove che anche tua sorella farà quello che ho fatto io. E ora le ho avute le prove. Giovanna! Via, zitta! Vuoi che ti scoprano? Eh?
Capisco di essere arrivata per tempo, ma tu ti facevi corteggiare di nascosto qui in casa e senza dirlo a nessuno. Ma di chi parli? Ma spiegami se non hai perso la ragione! Dopo che egli ha osato sospirare di fronte a me per la sua pena, hai anche il coraggio di chiedermi di chi sto parlando. Via, sì. Oh, mio Dio, sì! È tutto vero! Il capitano adesso mi ha tenuto un linguaggio diverso, nuovo, che mi ha sconvolta, capisci? Oh mio Dio, ma tu ti vai fini, eh? Cammino! Oh, zio! Oh, mi raccomando, Io non ho sentito nulla! Non preoccuparti, ci penserò io ad accasarti convenientemente e non ti meravigliare se il tuo capitano verrà qui a trovarti, che so, 3-4 volte al giorno. Per me? Sì. Oh, ma questo è un sogno, un sogno! Carlino, ma dov'è questo benedetto figliuolo? Che devo mettermi a tirare le funi per suonare in mezzogiorno delle campane? Ma cos'è stato? C'è qualcuno che si diverte a legare dei bigliettini ai sassi e li lancia nella camera della signorina Orsolina. No, non è vero! Sì, no. È vero, il biglietto è sempre di là con il sasso. Accidenti, egli m'ha visto. Capisco tutto. Quel biglietto non era per te, doveva andare nella finestra accanto. Nella sua! Nella mia! Sì, questo è l'effetto di essersi fatta vedere al balcone con la sigaretta in bocca da quei giovanotti. L'avevo detto io, sa Dio per chi me la pigliano. Ma lei si prende la colpa per me! Preparate la stanza dall'altra parte della casa. Ma perché, zio? O se no ti chiudo il piccionaio, che ne dici, eh? Dove non sperare di trovare dei piccioni viaggiatori, però. No, li abbiamo mangiati tutti. Già. Ma perché, zio, mi vuoi privare anche del mezzogiorno? Privarti del mezzogiorno? Il mezzogiorno? Senti, eccolo. Se da una parte ti privo di una buona camera, dall'altro il signore ti fornisce una buona tavola. Quindi ringrazialo e invoca su questa la sua benedizione. Orsolina, vieni. Ma sì, zio, invochiamo la sua benedizione che questo cibo dia ai nostri cari convalescenti nuova vita e nuova forza. Ma non per rompere vetri. Quel biglietto era per te. E non os inducant in tentazione. Se delibera nossa malo. Amen. Perché non sei scesa subito a dirmi che si era alzata ed era uscita? Io credevo che fosse scesa in chiesa per fare la comunione. È altro per la festa che comunicarsi, chissà dove è andata. Lo sai io. Oh, io divento matto. Io non capisco più niente, non mangio, non dormo. Persino quando sono davanti all'altare non so nemmeno quello che dico. Perdonami, signore, ma tu lo vedi, eh? Se non ci intendiamo adesso non è colpa mia. Ma perché non la rispedisci a casa sua? È quello che farò, se no divento matto. Bravo. E mia sorella non si è accorta di nulla. Sua sorella nemmeno è scesa di camera ancora. E non ti sembra strano anche questo? È la prima volta che non scende a sentire la prima messa. Io non capisco nulla, divento grullo. Forse sarà la stanchezza a farle dimenticare i suoi doveri. Ma che devo correre dietro io a mia nipote? E chi è che vada alla chiesa se devo fare anche la sentinella? Buongiorno, signorina! Oh, buongiorno a tutti! Ma venga! Oh, no, ferma, lasci fare a me, perché se no lei la si sciupa. Ma che? Questo non è mica un abito che merita tutti questi riguardi. No. Mi pare di essere al cinematografo. Dove deve andare, scusa? Perché mi sono cambiata d'abito.
Non voglio più essere presa in giro. Fin quando ci sarà mia nipote voglio farle vedere che posso essere più elegante di lei. Ma codesti sono puntigli da bambini, sono... No, 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 finché mia nipote sarà qua voglio fargliela vedere. Ma se non c'è più, se invece di starle alle costole te la fai sparire da sotto il naso? Ma ti pare che io la mandi fuori senza chiedere il permesso e senza farla accompagnare? Accompagnare da chi? Ma da Carlino, no, già che doveva vestirsi per andare a Firenze. E dove sono andati? È andata a prendere tutto l'occorrente per farti contento. Mi fa San Sebastiano. Che San bella Sebastiano. Cosa, oh, oddio. Bisogna trovare un'altra camera, eh? Sì. Bisogna dare una stanza apposta. Sì, sì, va bene. Quale quale le diamo? Per la pittura ci vuole aria, aria, aria di giardino. Guai, guai a che la disturberà, eh? Guai, guai. Buongiorno, zio. Buongiorno, ziuccia. Buongiorno a tutti. Ho saputo del tuo bel proponimento, brava. Così che io ti voglio. Beh, in prigione non si può certo stare con le mani in mano. Tu qui sei la padrona. Mm-hmm. Sei la padrona di casa, lo grido alto perché tutti lo sentano. La padrona di casa è lei. Sì, sì, ho capito. Mi par che più di così non se ne possa tenere conto. Signorina, venga a far colazione. Ah, no, no, io non mangio. Ma sei diventata proprio come una cicala, eh? No, non mangia perché ha già mangiato. Ah. E che colazione è, Carletto? Pane casalingo di quello fresco e fichi brogiotti colti no. D'allora. Che fichi. E poi certe fette di prosciutto del Casentino alte un dito. E un vinello. Oh, sì, proprio di quello col frizzantino. Ma da chi? A Merlo Bianco in piazza. Ma anche tu? E se devo partire sono andato fra 3 giorni. Ah sì, gli ho fatto provare il bivacco. Ha messo un fuoco. Si vede. Scusate, chi ha pagato? Mi hanno aperto un conto, mi hanno detto... Vada, vada signorina, la conosciamo. Conoscono me? Non mi pianta anche dei debiti. Scusa, ti faccio il San Sebastiano e vuoi anche non spendere niente. Basta, 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 basta. Non parliamone più, non parliamo. Lasciamola lavorare che ognuno torna alle proprie faccende, Vogliamo muoverci allora? Sì, sì. E buon San Sebastiano, signorina. Grazie. Signorina, per qualsiasi cosa, se ha bisogno, che ne so, di altri pennelli, qualsiasi cosa chieda, insomma. Certo, Carlino. No, qualsiasi cosa. Certo. Qualsiasi... Vai pure. La signorina vestita come il Corriere dei Piccoli. Imbecille. Vattene. Arrivederci. Quell'affare soldato ci ritorna turco, ci ritorna. Ah, sì, zio, preparati a vederlo tornare trasformato. Oh. Senti, Veruccia, se per purificarti della colpa commessa tu eseguisci la santa figura del martire di Narbona, io ti prometto che ti farò avere la benedizione di Monsignore, il nostro Cardinal Mistrangelo. Fai come faceva il Beato Angelico, eh? Lui di modelle non ne aveva. Soltanto così col tuo pennello potrai ottenere un'arte dal significato profondamente cristiano. Ah, trovami un bel pezzo di giovanotto allora. Un giovanotto? E per farne cosa? Che la pensavo sulla via del pentimento. Ma per fare un nudo mi ci vuole un modello, non lo posso mica fare di fantasia. Nudo? Ma certe cose si fanno con la mente, si fanno. E va bene, va bene. Vorrà dire che utilizzerò una cartolina illustrata. Ecco, no, va bene? Va benissimo. Oh, meno male, così si accomoda tutto. Ecco, fai come faceva il Beato Angelico. Lui di modelli non ne usava, eppure chi è più vero di lui, eh? Ah, zio? Sì? Ma l'albero al quale devo legare il santo ve lo andrai a far copiare, no? Nell'orto ce ne sono quanti ne vuoi di alberi. No, ma come faccio ad attaccare il santo a un susino? No, 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 non si può. Mi servirebbe proprio un bosco, un parco. Zia? Un bosco? Sì, sì, certo, il parco della principessa. Ecco, ecco, passo un paio d'ore nel parco della principessa e ci siamo. Perché non ti basta più di guardare l'albero secolare dal tuo balcone, eh? Ma come faccio il piano prospettico? Io su e lui giù. Il piano prospettico, il piano, le ci vuole il piano. E poi scusate, come verrebbe il martirio di un santo attaccato a un susino e da uno che lo vede dalla finestra? No, male. L'accompagno io. Ci rifletterò, Perché, a dirvi la verità, non mi va giù. Thank you.
non mi va proprio giù. No, non mi va giù. Ha preso il tabacco. Sono scoperta. Don Pio! Che c'è? Don Pio! Che c'è? Vogliono dirmi come mi devo comportare per il déjeuner? Pan solo! Ma tira il collo un'altra gallina? Pan solo ci vorrebbe per tutti. Pan solo e acqua fresca. Sì, come passerotti, eh? Sarebbe molto meglio se dovessi accudire un'anghiata di passerotti. Molto meglio! Ha preso il tabacco. Segno che ha qualcosa. Ma cosa vuoi che ci abbia? Si sa anche lui ogni tanto. Io per conto gli faccio San Sebastiano. Oh, signorina, ogni dia è un po' troppo lungo questo santo. Ma questo gli è l'albero! Ah, figuriamoci, io pensavo che fosse il santo. Allora farò a modo mio, vuoi far la spesa. È il signor dottore. Si è fermato a discorrere con Don Pio. Secondo me viene per bucare. Vai a fare la spesa te, vai. Sì, io vo. Ma lei stia molto attenta. Io? Sì. Attenta alla bucatura. Alla bucatura? Quelli sono militari. Io li conosco. C'è da aspettarsi di tutto. Oddio. Oh, ma allora anche lei l'ha capito ogni cosa? Ah, beh, dimmi te chi non l'ha capito. Oddio. E ora io, di che devo dire? Oddio. E ora io, di che devo fare? Oh, via, zia, ma queste cose le si accomoda a sé. Ma se lui si sbottona? Vorrà dire che tu ti sbottonerai un po' anche tu. Io? No. Permesso? Avanti! Lei qui? Ma non era ammessa come mi ha detto l'ora suo fratello? Sì, ma sa, sono rimasta a casa perché avevo da finire questa... La calzetta, sì. Moderna, proprio... Proprio dei tempi di Re Pipino, proprio. Di seta, sa? Per mio 12 paia. Quante? 12, perché io ho 12 di ogni cosa. Chissà che bel corredo, davvero. Poi anche con quel che costa la stoffa, prezioso. Sa, io mi sono portata avanti. La previdenza, questa previdenza che è stata sempre il faro, il nome tutelare, la guida di questa famiglia. E allora benvengano da lei gli eredi, signorina. Ma che la dice? Via, zia, basta, se no dove andiamo a finire? Ecco, ora la vado a pulire anche da lei, Con permesso, Bene. La zia sa o non sa? Ma è sulla bilancia, ma pensi a me adesso. Sì. Eccoli qua. Ma che? Senta, prenda questo biglietto e mi dia il suo. Sì, no, niente, è solo questo. È un'ambasciata, il suo fidanzato è fuori, l'attende accanto al cancello del giardino. Sì, fatta subito. Zia, egli è... Ma mi ha portato un mazzo di fiori? No! Sì! Sì? Sì. Sì, zia, sono meravigliosi. Ma bisogna contraccambiare. Sì. Vado subito a cogliergliene un bel mazzolino di quelli che hai coltivato tu, Sì. Così il capitano se lo terrà come uno dei suoi più cari ricordi. Fermi! Cos'è quel sorriso così evanescente e ingannatore? È il sorriso della Gioconda. Per Dio, no. Senta, ascolti. Sì. Lei voleva una scusa per andare a venire come voleva? Ecco, l'ha avuta! Oh, assassina, non mi lasci con questa invasata! Oh, signor capitano! Sì. Grazie! Grazie! Ora anche la furtiva lacrima, Sì. Ma ora vada! Vada! Perché non sta bene rimanere da soli? Ecco, su questo siamo d'accordo, Ma quando ci rivediamo? Stasera? Sì, ma a che ora? Allora...
della ritirata. Ah, sì. Ma ora la lascio, perché se ci vedesse qualcuno. No. Sa che si potrebbe arrabbiare. No, sì, potrei essere messa agli arresti. No, questo per me no. Allora io ho fatto la svelta, perché ho fatto da modo mio. Oh. Adesso anche in mente di tenerne di conto. Capisco anche la ragione. Ma la Giovanna sa tutto, ci aiuterà. Questa poi. E lo so anch'io. Mio fratello, Dio. Due ne corteggiava, due. La zia e la nipote, che Don Giovanni. Oh via! Ora io vado via, eh? Ero venuto per la boccatura, ma la signorina non c'è e quindi tornerò più tardi per dare la nuova cura, fargli la seguire. Abbia la compiacenza di concedermi un mezzo minuto, eh? Volentieri. Questa è la santa messa, vero? E io scendo a quella di mezzogiorno. E io vado in cucina, si capisce, perché anche tu ti prestavi per cucinarmi. Certo, io cucino per tutti. La mi creda, Don Pio. Ci sono rimasta di sale anch'io. No, sale da cucina, mi raccomando, perché qui c'è un equivoco e va chiarito subito. Bene, chiariamolo dunque. Dall'alto ufficiale che la è, mi darà subito l'autorizzazione di bandire dai gradini dell'altare il suo prossimo matrimonio. Con chi? Legga. L'eco di Calenzano. Un eco che si ripercuote fino a Pistoia. Quel che bolle in canonica. Pochi giorni fa nella nostra canonica si accusavano coloro che cercano di sviluppare anche qui le industrie nazionali. Quello riguarda il vino annacquato, vada oltre. Che cosa direbbe il nostro Pievano se gli dimostrassimo che anche sotto il suo tetto corrono delle trattative per una fornitura dell'esercito, auguri di una sollecita soluzione, ma prima al municipio e poi in chiesa? Mi pare che sia chiaro, no? Non lo nego, ci si sente la vendetta del fornitore che anch'io sto per denunciare, ma mi creda, lei sta prendendo lucciole per lanterne. Ma negherebbe forse quello che ho veduto? No, perché che cosa ha veduto? Chi è che ha trasformato mia sorella in quel modo? Ecco l'errore! L'ho fatta vestire io, forse da Fortunello? No, guardi, garantisco nemmeno io. Lei è l'unico dell'esercito che è entrato in canonica, quindi lei deve sposarla. Ecco, allora se lei la mette su questo tono, io dirò che lei è matto. Bene, allora io prendo il cappello, prendo il treno, vado a Firenze e vado dal suo generale. Ecco, io credo che lei veramente si ricrederà non appena io avrò avuto l'autorizzazione a spiegarle veramente tutti i fatti come si sono svolti. Che succede? L'autorizzazione da chi? Ecco. Per esempio da questa signorina. Ma che cosa vuole che ne sappia delle sue gesta questa povera creatura? Io faccio il San Sebastiano. Io faccio il San Sebastiano, che a vederla, a sentirla per proprio la casta diva. Ma non ho capito che qui si vuole che io impalmi sua zia, Ma perché non è una creatura che possa piacere? No. Chi ha detto mai il contrario? Non è certo da disprezzare. No, assolutamente. Dio men guardi dal disprezzare qualcuno. Beh, vestitela come le altre e poi se ne potrà discutere. No, ma io proprio non voglio discutere. No, ma discutiamone, così ella si potrà persuadere. No, ma io proprio non voglio entrare in argomento. Oh, lei c'entrerà invece. No, io non c'entrerò. E perché non vuole entrarci? Perché c'è una piccolissima pregiudiziale. E quale sarebbe? Io sono già ammogliato. È ammogliato. Così saprà la capra che sono io e il cavolo che sarebbe lei. Ma sa che per queste parole io potrei mandarle secondini? Ma me li mandi, cofre della fuori, con l'automobile della principessa che mi attende. Quindi, veda bene di trovare una soluzione per mandarmi via di qui immediatamente. Ho altro da fare, mi devo chiudere nel mio gabinetto di chimica per analizzare il burro che ci manda quel segretario. Lei piuttosto deve analizzare il suo cuore d'acciaio. Grazie. Lascia pure che vada ad analizzare. Io sono guarita. Zia, andiamo a fare una bella girata all'abetone, ti va? Ecco il segretario comunale che mi avete mandato a chiamare. Signor capitano, per cortesia, smentisca immediatamente davanti a questo giornalaio quello che lui vorrà stampare. Via, zio, calmati, gli faremo fare un numero straordinario. Per quale ragione? Me lo domanda pure. Mi appello al signor capitano.
Lei, signor capitano, che sa sempre tutto, può dire sul suo onore se io mi sono ingannato? Ma io non ho fatto la corte a nessuno. Ma non intendevo mica dire questo, non intendevo accusare lei. Ma allora chi è che fa la corte a mia sorella? Oh, intendiamoci, anche se ce n'è un altro, io non lo voglio. Ma c'è invece qualcuno che non se ne può distaccare, che non si può distaccare da sua nipote. E chi è? Là fuori, vicino al cancello, c'è un tenentino dentro l'auto che aspetta di essere accompagnato alla Betone, come si credette di poterla accompagnare al fronte quando egli cadde gravemente ferito. Ah, monellaccia! Crucevelsi, squarcia! Chi è quel bel tenentino che chiama lì fuori, quello che vedo dalla finestra di cucina? E chi è? Sì, è colui che amo e dal quale il babbo vuole che mi allontani perché è tornato senza un braccio. Senza un braccio, hai detto? E mio fratello ha posto degli ostacoli per questa ragione? Sì. Andate a chiamarlo. Sì. Carlino, portami la mazza. Voglio andare a Firenze a trattar male mio fratello. Vieni, Goffredo, vieni! Qui c'è un santo, mio zio! Ma che santo, ma che santo! Oh, Dio, che gran bel giovanotto! Ma tenga il cappello! Tenga il cappello! Ah, di fronte a lei siamo noi che dobbiamo togliercelo!